È diventata ricca con i Gratta e Vinci che sono stati... In questo canale del Lodigiano, il canale Muzza, generalmente frequentato da pescatori silenziosi, sono finiti migliaia di blocchetti di Gratta e Vinci, un vero e proprio mistero. La cosa ha sorpreso chi ha avuto la fortuna di passare di qui e che ha tentato di recuperare qualche tagliando. Quindi dietro di me c'è un canale Muzza, quindi nel pomeriggio c'erano dei furgoni, dei pompieri che hanno bloccato località Tripoli mettendo delle reti nell'acqua perché venivano giù Gratta e Vinci impacchettati, però impacchettati in un modo che non ancora mandati alla vendita. Quindi si presume un furgone rubato, però è destinato a buttare via. Gli spettatori della scena invece raccontano di avventurosi poco atletici che hanno rischiato di finire nel fiume per accaparrarsi il bottino, ma il sogno di diventare ricchi è durato ben poco. Il sindaco del piccolo comune di Cornegliano Laudense ha invitato i suoi concittadini a stare alla larga dai tagliandi. In ogni caso le cartelle sono tutte segnate e quindi non giocabili. E dicono che ha trovato non so quante biglietti Gratta e Vinci ancora incartati, ancora... Per le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda potrebbe essersi trattato di un furto finito male oppure dell'incidente di un camion che avrebbe sbandato perdendo gli scatoloni pieni di biglietti.